Ciao tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Cuco Velox. Oggi sono qui per portarvi un nuovo episodio della serie Road to Secret Camera. Ragazzi, oggi un episodio speciale perché andremo a sbloccare finalmente la Dark Matter per l'FFR. Quindi un episodio veramente speciale, ragazzi, lo sapete benissimo perché questa è una delle armi che sto utilizzando di più, che ho lodato tantissimo e che considero effettivamente, porca troia, ovviamente quando regista arrivano le notifiche, che considero effettivamente una delle armi più forti del gioco, perché di fatto lo è, ragazzi. Quindi è un episodio molto importante perché finalmente l'avremo Dark Matter. E per far ciò mancano 35 uccisioni con l'arma, con tutti gli accessori e una mimetica. Sì, una mimetica, va bene. E un mirino accessoriato senza perk. Che non è poi così difficile perché alla fine quest'arma fa veramente vomitare senza accessori. Cioè, quest'arma senza accessori, ragazzi, è completamente inutilizzabile. È una di quelle armi veramente che non si può utilizzare perché? Perché ha un rinculo che è fastidiosissimo. Quindi, senza un calcio o qualcosa di questo tipo, fa veramente vomitare. Poi non ha colpi, li finisce in un attimo, ragazzi. Io li finisco anche prima di fare una singola kill. E quindi niente, queste due cose messe insieme fanno in modo che senza accessori sia inutilizzabile. Motivo per cui tempo fa ho fatto un episodio della classe buggata della settimana in cui vi ho fatto vedere questa classe. Perché di fatto con gli accessori, quest'arma, con gli accessori giusti, quest'arma diventa qualcosa di assolutamente veramente fortissimo. Mentre se si sbaglia può risultare un'arma di merda. Quindi fondamentalmente ciò che io consiglio per utilizzarla al meglio è il mirino Varix, ora che è buggato. Caricatori aumentati. Oppure semplicemente calcio, insomma, voi dovete puntare a... Ma i nemici non arrivano? A gestire il rinculo, ad avere più colpi e basta. Perché c'è un tipo in squadra con me, raga? McFusion è nella mia squadra, lo vedete che è blu nella minima fama? Io non ho idea di chi sia, probabilmente mi ha joinato. What? Vabbè, andiamo qua. Devo fare solo 35 kill, raga, che non sono tante, assolutamente, però... Considerando che non ho perk, non è proprio così facile giocare. Perché... Vabbè, questo sbuca dal nulla. Non è così facile perché chiaramente ogni cosa che faccio loro mi vedono nella minimappa. Poi non ho prestigiatore che, come vi ho detto mille volte, per me è fondamentale perché è praticamente il perk che vi fa avere l'arma pronta nel momento esatto in cui voi decidete di sparare e state correndo. In pratica, se non usate prestigiatore, la cosa migliore da fare è non correre. Infatti, io, se vedete, sto giocando molto lento. Però vorrei capire dove cazzo. Ah, sono tutti di là. Qua non c'è nessuno, no. Tutti in B. Vediamo se riusciamo a farceli. Non mi sto sparando malissimo. Muori. C'è il simpaticone qua in B. Non muore. Qua non c'è nessuno, ok. Carichiamo. Qua V. Vorrei prendere B, però non mi sembrano molto disposti ad aiutarmi gli alleati. Però ci proviamo lo stesso. Oh cazzo, ne uno dietro. Vatti avanti. Vatti avanti, pezzo di merda. Niente. Ok, arrivano tutti da qua sopra ora. Merda! Mio Dio, mi stava sciogliendo, raga. Ma che cazzo è? Qua non c'è nessuno, ok. Mi raccomando, raga, supportate questo episodio. Dai prossimi episodi... No, vabbè, raga, sta kill imbarazzantissima. Imbarazzantissima. Cioè, nella mia visuale io ero fermo. L'avete visto? Questo è quello che dico quando parlo di ping, raga. Cioè, lui è uscito e mi ha visto per un secondo fermo. E poi gli ho sparato. Quando io, nella mia visuale, appena l'ho visto, gli ho sparato chiaramente. Perché, sai, non è che ho, tipo, il cervello che funziona in ritardo. Comunque, dicevo, dei prossimi episodi saranno solo armi corpo a corpo. Fino a che non aggiungeranno nuove armi. Ah, e poi il lanciamissili. Vabbè, ma quello è un po' una cosa a parte. Perché, chiaramente, cioè, è un fottuto lanciamissili. Devo battere le cose. Quindi, principalmente lo farò da solo. Però, chiaramente, farò anche quello. Le prossime saranno quindi armi corpo a corpo. Raga, quindi vi volevo dire, proponete qua sotto delle challenge da aggiungere all'episodio. Nel senso, siccome dovrò fare tanti episodi con le armi corpo a corpo, per rendere gli episodi vari e divertenti, aggiungiamo delle challenge, raga. Quello che volete. Sbizzarritevi. Fatemi vedere cosa siete capaci di inventarvi. A livello di challenge vedo che siete abbastanza cattivelli e avete un cervello molto... Ma vaffanculo. Avete un cervello abbastanza, come si può dire, predisposto a questo tipo di cose. Adesso vediamo per quanto riguarda queste cose. Qua c'è un nemico. Andiamo qua. Non so quanto sono, sinceramente. Non ho fatto kill con altre cose. No, quindi in teoria dovrei averne fatte effettivamente 18. Quindi siamo poco più della metà di quelle che mi servono, raga. Carichiamo. Ma il Wright di chi è? Spero alleato. Sì, alleato. E l'hanno già abbattuto. Non è una bella cosa perché... vabbè, tanto sono morto. Perché anch'io c'ho il Wright tra un po'. Cioè, tra un po', sì. Ce l'avrei avuto tra un po'. Torino di massima, ma ce l'ho, quindi... Se dovessi prenderlo... È come se non lo prendessi, effettivamente, perché vedo che lo abbattono subito.
Questo muore. Anche lui. Comunque quest'arma, raga, lo dirò sempre, una delle armi più forti del gioco e forse l'arma più forte di sempre di quelle aggiunte. È veramente troppo perfetta in ogni aspetto, raga, con gli accessori giusti. Cioè, ve l'ho detto mille volte, ha un rateo alto, è precisissima, è una cosa veramente troppo forte. E infatti molti vedo che hanno iniziato a dire che sto gioco è un pay to win, in effetti potrebbero aver ragione, però... In teoria dovrebbero esserci anche i nuovi contratti per trovare quest'arma. È che non li hanno ancora resi attivi, però in teoria dovrebbe essere possibile sbloccarle anche con quelle cose. A proposito, veramente non capisco che problemi abbiano questi della Treyarch. Cioè, hanno messo la funzione dei contratti, ve l'ho già detto mille volte sta cosa lo stesso, però cioè non la rendono attiva. Cioè, ma qual è il senso? Mettono la cosa dei contratti giusto per far vedere che stanno lavorando per noi, però poi non li attivano. Non ne vedo l'utilità, sinceramente. Cazzo, cazzo. Spero li aggiungano a breve. Cosa cazzo? Va bene, mi hanno tirato live dopo avermi flashato, raga. C'è proprio il peggio. Vedevo, io spero li attivino a breve, perché era un'idea bellissima. Cioè, era un'idea veramente carina. Cioè, non so perché non si danno una mossa. Secondo me stanno un po' aspettando perché sanno benissimo che una volta... Madonna, ste cazzo di puttanate! Cazzo, zio, aiutami a distruggere queste merdate qua. Una volta resi attivi i contratti, pochissimi compreranno le casse. Quindi secondo me stanno aspettando di fare gli ultimi tipo soldoni grossi con i code points e poi le renderanno attive. Cioè, se aspettano ancora un botto di tempo diventano veramente ridicoli, perché cioè, zio, cioè non puoi mettere una funzione nel gioco e poi attivarla dopo un anno. Stessa cosa che hanno fatto con quelle minchia di canzoni, no? Cioè, se io vado su opzioni, qua ci sono brani musicali. E dal menu lo puoi attivare. Ci hanno messo 8 secoli per rendere attiva questa cosa. Cioè io mi chiedo, ma cosa ci vuole? Oppure aggiungila direttamente dopo. Non mettere la funzione giusto per dire guarda quante cose abbiamo messo nel gioco. Se poi però non è attiva e la attivi dopo 8 mesi. Cioè non ha molto senso effettivamente. Comunque ragazzi, siamo a 29 kill. In teoria altre 6 e dovremmo avere la nostra bellissima Dark Matter. Partita abbastanza... Non so, da lasciare l'amaro in bocca, ecco, perché non è proprio il massimo. Però ci stiamo impegnando, ecco. La lobby, vedo che, tra l'altro, è un po' di stranieri, ecco. A parte il mitico MacFurious che ci ha joinato prima. Non so quando, sinceramente, non so come ha fatto, non so nulla, però ci ha joinato e quindi risulta il nostro compagno di gruppo. Gli altri sono tutti stranieri, mi sa. Allora, quanto sono in serie? Sono in serie per il WoW, penso. Non c'è nessuno. Occhio qua. Temporeggiamo un po', raga. Guardian nemico nell'area operativa. Ok, era l'UAV infatti. Quindi una merda. C'è un nemico. Uno. Questo se mi affaccio qua mi scioglie. E infatti mi ha sciolto uguale. Merda, pensavo se ne fosse andato. Guardate quanto sono veloci da battere le cose sti sfigatelli, raga. Tiro l'UAV dopo un secondo è già abbattuto. Sta cosa... Non sono ancora riuscito a capire se effettivamente è una cosa giusta nel gioco. Eliminato. O no. Perché effettivamente dà molto fastidio quando ti abbattono le streak. Però allo stesso tempo... Cioè giusta intendo il fatto che abbiano messo le sfide della Dark Matter con i lanciamissili. E che chiaramente spinge la gente a utilizzare i lanciamissili. Non so se è giusto o meno, perché effettivamente dà molto sul cazzo. Ma ho fatto la sfida? Sì raga, l'ho fatta! Cazzo, parlando, attenzione, mitica oro per il far, raga. Diamante, mitica estasi. Che tra l'altro estasi, non ve l'ho mai detto, ecstasy, era la mia GT ai tempi di Black Ops 1. Anni fa. E l'anno scorso, quando ancora facevo competitive, avevo messo... Madonna, questo veramente è incredibile. Avevo messo come GT quella, a caso. Ah, a proposito... Siccome molti, chiaramente tantissimi, mi seguono da relativamente poco, cioè non mi conoscono da anni, molti proprio sono recentissimi, eccetera. Io cioè, volevo dire a tutti quelli che mi chiedono spesso, fai competitive, eccetera, perché non inizi? Cioè io raga l'ho fatto per anni, cioè è una cosa che ho fatto per anni, chi mi conosce da anni lo sa che l'ho fatto da... Io ho iniziato a farlo in maniera un po' così, allora, a cazzeggio così da sempre, su Bio2 già in maniera un po' più seria, poi Ghost EV l'ho fatto in maniera seria, nel senso... Giocavo con gli Entity, chi segue il competitive da un po' di anni lo sa, ero il leader, diciamo, insieme a Manku.
Relix, eravamo tutti compagni di team, quindi l'ho fatto per anni, raga, ho fatto anche le LAN, eccetera. Questo per tutti quelli che mi dicono, perché non mi inizia a fare competitive, raga, cioè, l'ho fatto da anni, e che poi ho smesso perché effettivamente in Italia è una cosa che, cioè, fa un po' perdere tempo, nel senso, cioè, alla fine tu ti puoi impegnare, ti impegni, giochi tante ore al giorno, perché comunque il competitive necessita più ore di lavoro, nel senso di impegno, ecco, di gioco, ecco, mettiamola così, rispetto a, per esempio, a fare video, necessita molte più ore, anche se può sembrare assurdo. Se vuoi raggiungere i livelli altissimi per, diciamo, l'Italia, comunque in generale, quindi giocare molte molte ore, devi impegnare tanto. Perché comunque, ovviamente, Call of Duty, essendo un gioco, vince quello che gioca più tempo, quindi chiaramente se tu vuoi raggiungere livelli alti devi giocare un botto, ma proprio tanto. Però allo stesso tempo in Italia giochi tanto, però non ottieni nulla, perché in Italia non, cioè, non è sviluppato come settore, ecco, perché fondamentalmente non c'è del pubblico, quindi non c'è nessuno che investe, quindi automaticamente tutti quelli che impiegano molte ore, tante ore della propria giornata a giocare e poi ricevono qualcosa in cambio, seppur minimo, sono pochissimi. E adesso ci saranno già quelli che dicono, ma non è un lavoro giocare ai videogiochi. Cioè, ragazzi, l'esports è in tutto il mondo considerato come uno sport, quindi con stipendio, soldi che girano, eccetera. Solo in Italia purtroppo non è così. Ed è un problema, ripeto, perché non saremo mai competitivi a livello mondiale, perché chiaramente le persone non hanno i mezzi per appunto raggiungere certi livelli. Proprio perché di base non ci sono i soldi che girano, non c'è il pubblico, eccetera. Comunque, questa lobby mi sta facendo salire, proprio, vi giuro, la rabbia. È una lobby. Allora, innanzitutto questa cazzo di arma l'abbiamo fatta, Dark Matter. Quindi switchiamo al VMP. Perché mi sono rotto di giocare con quest'arma senza perk. Hanno proprio rotto il cazzo questi individui. Ora li spacchiamo per bene. Anche se è finito ormai, no? Però mi hanno un po' rotto il cazzo, ho detto proprio francamente. Dopo un po' mi infastidisco. Perché quest'arma è molto forte, però non ho perk, quindi non ho prestigiatore, quindi di conseguenza mi scopano quando mi trovano tipo davanti. Ora metto il VMP. Ok, perfetto. Questo tipo è il prossimo che verrà violentato. Adesso abbiamo il nostro bel VMP con tutti i perk. Possiamo giocare. Senza VMP, raga, credo sia forse la mia arma preferita al momento di questo gioco. Anche se l'XR2 è più forte, però cioè, il VMP, raga, è troppo veloce nei movimenti, cioè, troppo. Poi è precisissima come arma, comunque. Un SMG veramente forte, forte, raga. Sta partita la perdiamo, me lo sento. Madonna, raga. La perdiamo, sì, la perdiamo. Madonna. Besti cazzo, abbiamo sbloccato la nostra Dark Matter, raga. Andiamo qua. Ormai è finita, purtroppo. Madonna, non ci sto capendo nulla di nulla, raga. Sapete cosa vuol dire niente di niente? Ok. Raga, ci becchiamo tra un attimo e andiamo a guardare effettivamente quello che è la nostra Dark Matter sul far, che secondo me è qualcosa di bellissimo, raga. Quindi ci becchiamo tra poco. Ok, raga, eccola qui. Oro per tutti gli uffici d'assalto. Oro, vabbè, diamante, solite puttanate, ragazzi. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo poi il nostro far. Ed eccolo qui. Carica? Oddio, raga, quanto è figo. Cioè, ogni arma è figa con questa cosa. Però la voglio vedere in partita perché il far è bellissima come arma. Secondo me con la Dark Matter è veramente da orgasmare. Quindi ci becchiamo tra poco, raga. Ora cerco una partita già iniziata e guardo un attimino appunto com'è. A tra poco. Ok, ragazzi, ci siamo. Momento della prova. Oh mio Dio, quanto cazzo è figo. È figa quest'arma con questa mimetica, raga. Assurdo. No, raga, ditemi che non è bellissima. Raga, ditemi che non è bellissima. Oh mio Dio, va bene. Quindi questo episodio finisce qui, ragazzi. Abbiamo sbloccato questa mimetica strafiga. Spero niente che abbiate apprezzato un attacco fantastico. E niente, noi ci becchiamo semplicemente, ragazzi, stasera alle 18, come ogni fottuto giorno, con un nuovo fottuto video. Non so perché sto dicendo fottuto, però niente, ci becchiamo. Bella, raga.